in questo episodio. Bravo, cazzo! Sì, ma dove mi stiamo andando? Buongiorno. Ormai non mi ricordo più nemmeno a che giorno siamo, ma siamo arrivati. Stiamo per arrivare in Sardegna e Jupiter che sta appena realizzando che non ha fatto un buon acquisto. Ma ovviamente, dove sono Luca e Manfredi? A dormire. Nonostante tra 15 minuti, anzi 14 adesso, dobbiamo proprio essere dentro al camper. È un po' strano questa cosa, dovrebbero essere qui con noi. E invece... quindi per cui li lasceremo qui. Purtroppo si sono svegliati anche loro. Speravo di lasciare... Minchia, chi da Pon nel suo mondo, in catalessi. Ti pigai sta palla per souvenir. Bravo Manfredi. Yes. Siamo camperati giù dalla barca e siamo in Sardegna. La marmitta mi sa che l'abbiamo lasciata in Sardegna, sulla nave. Salute tempi minchia che c'è in Sardegna, posso dire? Sono anche le 7 del mattino, Ma il sole sorge in Sardegna alle 7 del mattino. Che ora sorge il sole in Sardegna? Solo le pecore sorgono. Solo le pecore sorgono. And here we are! Dopo 3 ore di sonno scarse, siamo in Sardegna. Adesso in realtà non so che cazzo facciamo se andiamo direttamente nella prima destinazione. Cazzo vuoi fare? Vuoi dormire? Andiamo subito a lavorare. Sì, va bene. È chiuso alle 7:20, Prima volta in Sardegna per Jumpy Tech. Io c'ero stato. Anche tu, prima volta. Certo. Io ci sono stato solo per il noi da voi, che non so perché Jumpy Tech non c'era, il Lo Tempore, però va bene. Ma non ho apprezzato, ecco, Jumpy Tech, tutta la Sardegna, Tech. Cosa avevi visto? Niente, Tech. Non mi ricordo dove eravamo, Tech. Lo so, Brazzo Crew. Tech. Però anche a me. Allora, raga, stiamo andando a vedere il primo, la prima tappa. Di qua. Comunque c'è un tempo spettrale. C'è un tempo spettrale. Che in Sardegna andrà a finire male, fra. Ma che faccio? Non sei pazzo? Che cacchianata, bro. No, perché è proprio lì. È su questa strada. Però senti che pace, compa. Siamo in mezzo alle pecore. Ma cominchia c'è noce. No, che storia. Qua ci vuole una dronata, però, raga. Cosa facciamo, fra? È impervia, bro. Ma come ci arriviamo? È l'unica strada. Minchia, questi ci guardano e dice: ma chi sono questi stranieri? Io mi ricordo che era su strada sta cerca. Minchia, siamo silenziati appena messo il telefono davanti. Quella qua sotto che ti... L'uomo che domava le capre. A cascata. Allora, ragazzi, cerchiamo di capire come... Ok? Cerchiamo di capire come risolvere e torniamo da voi. Abbiamo lanciato il drone in avanscoperta. Non è proprio una strada da camper, però ci possiamo provare. Magari il van potrebbe essere più comodo. Perché provare? Io, ricordatevi di queste mie parole, io non proseguirei. La vita è un'avventura. No, a casa ci vuole stato in nave. Tutto questo camper dovrebbe tornare al proprietario, no? Mi ha fatto tutto questo in vano, voglio morire. Siamo nella strada di prima, ragazzi. Allora, ancora ci guarda, dicono anche no, adesso la facciamo un pasto punto. Cioè, abbiamo fatto un giro a minchia, voglio morire. Cristo. Ovviamente abbiamo un'esperienza da raccontare. Seconda colazione fatta, adesso si è messo ovviamente a piovere per rendere il tutto più avventuroso. Stiamo dirigendo verso la spinge della Gallura, che la prima meta l'abbiamo depennata, ovviamente. E adesso vediamo se la depenniamo anche la seconda, perché questa spinge della Gallura si trova in un punto veramente molto molto infognato. Quindi vediamo un attimo se riusciamo ad avvicinarci quanto più possibile. Ma siamo sempre lì. Il problema è: uno, che abbiamo 7,5 metri di camper, e due, che piove. Dovrebbe piovere solo oggi, quindi domani teoricamente dovremmo essere più fortunati. Vediamo quante cose riusciremo a fare oggi. Probabilmente Switch. Continua l'avventura. Siamo entrati da una signora che è stata gentilissima. Ha detto che praticamente la strada che ci indicava da Google come dar recensioni non è quella attuale per arrivare a questa spinge, perché è un bosco ormai troppo fitto da raggiungere. Quindi la strada che bisogna percorrere è un'altra. Ma bisogna sempre parlare con i local, abbiamo capito. Sì, ragazzi, soprattutto qui che non si capisce un cazzo, bisogna parlare con i local. Non ero mai stato in Francia, Jumpy. Vi faccio vedere. Siamo appena entrati nel territorio francese. Cioè, Win3 mi scrive: benvenuto in Francia. Che siamo vicini alla Corsica e si è attaccato alle antenne francesi, quindi. Però c'è il 5G, quindi funziona. Allora, ragazzi, c'è una svolta interessante. Perché? Noi, questi.
Mi pare che ci sia la Sfinge, però. Prendete, siamo arrivati qui con questo agriturismo. Adesso c'è questo cartello che però non mi sembra indichi la Sfinge. Jumpyak. No, questi siamo noi attaccati lì che ci vengono a salvare, giusto? Andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere. Che terra rurale, inospitale proprio. Abbiamo parlato con una local che gestisce un agriturismo, che ringraziamo tantissimo per il tempo dedicatoci. Secondo agriturismo. Da qui sarebbe un percorso di trekking di un'ora. Che di? Faremo di trekking di un'ora, che faremo esattamente col cazzo. Quindi quello che facciamo è andarci, dirigerci verso l'estate. Le stalle loro. Fare un po' di passi a piedi e vediamo se col drone riusciamo a beccarla. Allora ragazzi, la roba si fa sempre più interessante. Abbiamo scoperto che la Sfinge è in quella direzione lì, dove punta il mio tè. E abbiamo provato a inserire il segnaposto sul drone di Luca, che adesso vediamo se riesce ad avventurarci. Sì, il problema è che un po' cade qualche goccia d'acqua, non tantissima. Manfredi è lì perché vorrebbe andare a piedi, ma gli stiamo dicendo di attendere un attimo, cazzo. Perché se riusciamo a vederla dal drone ci evitiamo questa scarpinata mortale, che è ovviamente grande emozione, un gran contenuto, avventura. Vai. No. Ho fatto i primi forse 200 metri. Sono nel bosco e noto che si deve fare una scalata, ma me la farò per il bene della serie e l'amore della scoperta. Ci chiedevamo dove fosse Manfredi. Ecco Manfredi, porco due. Comunque ha problemi quel ragazzo. Guarda dove è salito. Cioè guarda, questo è un per, ragazzi. Questo è quello che vedo io. La vedo. Cosa vedono i tuoi occhi da elfo, Legolas? Io sono totalmente in disaccordo su tutto quello che sta succedendo questa. Tu sei in disaccordo da quando siamo partiti da casa. Non è vero. Io sono per le cose safe, non per le cose non safe. Sono un po' distante. Prendo un po' fiato e poi continuo ad avanzare. Quella. Penso che possa essere quella, sì. Nonostante le scarpinate che avete appena visto di Manfredi, hai sudato, presuppongo. Anche la Sfinge della Gallura, che vi mettiamo un'immagine per farvi capire. Una cosa strana, scusa se ti interrompo. Ai bordi di sti boschi ci sono delle scalette poggiate sul filo spinato che permettono all'uomo di scavalcare. Quindi le bestie rimangono dentro, ma l'uomo può scavalcare. Quindi secondo me non è terreno privato. Cioè lo è, però comunque è privato, ma in accordo. Cioè ragazzi, posso dire, questo primo giorno in Sardegna Sta andando tutto male. No, voglio io. Il viaggio prende connotazioni sempre diverse, sempre cangianti. Adesso siamo di fronte a un poligono di tiro. Io profingo in cui per mezza minchia. Manfredi chiama il numero nel frattempo. Salve, buongiorno. Vorremmo sparare. Stiamo facendo dei video dove facciamo vedere che spariamo. Però c'è gente. Voi dite, che cazzo c'entra fare il poligono di tiro? Ma perché per fare una svolta? Niente. Ragazzi, per svoltare il video, eccoci qua, a sparare. Non solo minchiate, ma anche proiettili. Finalmente spariamo qualcosa di diverso dalle minchiate. Siamo qui. Piacere, Fabio Muzzo. Siamo al tiravolo di Arzachena. È stata una cosa improvvisata, ragazzi, hanno deciso di, diciamo... Esatto. Così, qui... dare una svolta a questa giornata tediosa. No, sì, facciamo un video a tiravolo, così siamo pericolosi, armati, come su Call of Duty. Perfetto, bravo. Beh, vedo che è stato indottrinato verso la giusta via. Allora, le faremo sparare con un sovrapposto, Beretta S90. Gli ho spiegato un pochino le caratteristiche del sovrapposto, che sono calcio, bascula, poi abbiamo il grilletto e la guardia, il petto, questa parte di legno qua, e le canne. Ovviamente nelle canne sono presenti la bindella e il mirino per prendere l'anticipo sul bersaglio. Sui bersagli. C'è l'upgrade del mirino laser? Sì, c'è l'upgrade del mirino laser, ovviamente non su questi fucili qua. Che ovviamente non li prendi così, meglio ancora col mirino laser, è ancora più complicato. Quindi sfatiamo un mito, il mirino laser in realtà ti... Possono utilizzare su bersagli fermi, sul tiro dinamico e queste, diciamo, questo tipo di attività sportiva, non sul tiro al volo. Però okay. Devi riuscire in culo, se lo usi. Chi è il trick shooter qua? Nessuno dei due, però lui era un po' più bravo. Poi andiamo su Rust e facciamo i 360. Esatto. Però qui non si respawna. Spariamo piattelli, sono dei bersagli volanti, ovviamente. Sono grandi. Più o meno così. Quanto una Seadas? No, te le facciamo rompere, tranquillo. C'è una Seadas? Signora. È un dessert tipico sardo. Sono bravo a mangiarle, a cucinarle non sono bravo, però a mangiarle. Però a mangiarla è il numero uno. Ma che giornata fantastica, ragazzi. Si spara e si mangia. Ma che cosa c'è di più bello per l'essere umano? Quindi, cosa spariamo? I piattelli sono un materiale biocompostabile, biodegradabile, ovviamente. Non sono buoni da mangiare come la Seadas, ovviamente, perché sono... Infatti li distruggiamo. Esatto, infatti li distruggiamo, li spariamo. Poi la cartuccia praticamente ce l'abbiamo qua. Contiene, le caratteristiche della cartuccia sono fondello, innesco, che permette di fare la scintilla. Vedete, l'innesco fa la scintilla che accende poi la polvere da sparo che è contenuta qua dentro. All'interno della cartuccia
c'è la polvere da sparo qua e il contenitore dei pallini, perché noi spariamo a pallini, non a colpo singolo. Sono praticamente cartucce fatte apposta per il tiravolo, cioè 24 grammi di piombo, che si usano 24 grammi di piombo o 28 al massimo in determinate specialità nel tiravolo. Sono fatte apposta per avere poco rinculo ed essere più gestibile, capito? Per non picchiare sul viso anche sulla spalla. Super chiaro. Quindi denti a posto. A me è sparato nella tua vita. A terra al massimo. Nemmeno a casa tua da piccolo, che eri tipo il più illegale del mondo, sparare. Non ce l'avevi una pistola di contrabbando. No. Andiamo. Adesso chiudi il fucile. Mettilo così. Piegalo. Così. Si parte così. Quando prende esce il piattello, spingi. Spingi il fucile, spingi. Bravo. E l'appoggi alla faccia. Da così? Guarda che c'è un fetoso. Poi per aprirlo, e poi per aprirlo? Per aprirlo tiri quella verso destra. E qui diciamo mood pacifico. Quando nessuno mi rompe i cabasisi, io giro così. Appena qualcuno mi rompe. Quante munizioni hai? Zero. Chiudi il fucile. All'inizio si mette così il fucile, prima di sparare così. Il piattello. Ok, sì. Sotto l'ascella. Questa alza le canne. Okay. Quando vedi il piattello, spingi. Spingi. Così? No. Però appoggiando la faccia. Qua così? Sì, così. Ma non perdo i denti, compà? No. Sì. Minchia bello. Aspetta. Per regolamento devi tenere così. Fiu. Ok, quindi bisogna adottare tutte le norme di sicurezza per evitare di mettere in situazione di pericolo gli altri presenti. Capito? Quello che tu fa, che mi bellissimo. Ma anche quando giocavamo a soft air, hai visto Vizio di fare sempre così in giro alla gente. Quindi praticamente l'arma va puntata sempre in posizione di sicurezza, cioè da quella parte. Vedana, vi spiegherò le norme tecniche, un pochino sono basilari, perché comunque sia l'arma a due colpi, sono solo semplicemente due gli spari che potete fare. Niente, vi spiegherò un attimino come impostarvi, l'impostazione tecnica per evitare di avere problemi per trovarvi il meglio possibile in pedana. E possiamo anche cominciare, diciamo, possiamo avvicinarci in pedana. Iniziamo. Bello, sport più bello del mondo. Poche parole, tanti spari. Guarda, è uscito pure il sole, talmente sta migliorando la giornata. C'è tensione nell'aria. Tap. Tap. Allora, cartucce ce le hai tu, vai in pedana. Mi raccomando, l'arma una volta chiusa, sempre puntata opposta alle persone vive. Esattamente. Porca che ansia. Tu parti subito con due colpi direttamente. Hai ragione, tolgo uno. Sì, sono in tempo, dimmelo. Il piattello cosa fa? Passa sopra il paletto di mezzo qua e va verso qua. Quindi tu guardi, adesso imbracci il fucile una volta chiuso e punti a questa altezza sul paletto centrale. Appena lo vedi arrivare praticamente, tu ti muovi col corpo, con le braccia, sì. E gli spari un tanto così davanti. Questo è il piattello, sì. Praticamente. Lo vedrai così in nero. Sì. Gli spari, il mirino glielo metti qua. Però ti devi sempre muovere, non ti devi fermare, perché se ti fermi lui ti sorpassa. Quando sei pronto... Minchia che ansia, fra che c'ho! Che ansia, vai! Bilanciamento in avanti col piede sinistro, fucile tra la spalla e il vuoto dell'osso qua. Il mirino lo vedi? Mm-hmm. Ok. Allora, la canna è un po' così, vero? Perché ce l'hai troppo esternamente, dovresti metterla un po' più in... Esatto, esattamente, così è già meglio. Adesso io ti, quando sei pronto, chiami e ti sganciamo un marco. Come lo vedi, ti muovi. Ehi! Avanti. Un piccione hai preso! L'hai vista arrivare, ti sei mosso, poi apri pure. E per aprire devi, esatto, muovi verso destra. Esatto. Porca troia, ma dimmi... Cioè, senza nessun movimento, non l'ha seguito minimamente, si è spostato. Hai sbagliato, che praticamente tu l'hai visto, ti sei mosso avanti, hai scattato e hai stretto il diretto senza seguire minimamente il bersaglio. Mm. Quindi tu adesso fai questa cosa qua che hai fatto tu, hai visto dove hai visto il piattello in questo mm-hmm. momento. Lo segui col mirino, mettendogli sempre il mirino avanti, ti muovi con lui fino ad arrivare in questa zona qua, senza mai fermare il fucile. Bravo, cazzo! Apri. Vedi perché ti ho fatto caricare solo un colpo? Perché lo sapevo. Bravo. Signori, okay. Un professionista, un killer nato. Se lo rifacciamo non gli riesci a rompere. Certo, no, rifacciamo. Questa è una sfida, questa è una sfida. Vabbè, però così che c***o. Back to back, dai. Bravo. Oh. Bravo, cazzo. Bravo. Professionista. Giusto. Oh, di nuovo. No, così sono. Vai a prima. Lo devo mettere qua, giusto? Lo devi mettere esatto, ecco, qua. Esattamente, esatto, bravo. Ah, così è più facile. Tiri la faccia avanti, non ti corghi con la faccia. Così. Esatto, bravo. Okay. Il busto però lo devi portare un po' avanti. Così, guarda. Io sono stanco. Avanti. Così. Ma chi è che all'indietro? Non lo so. C'è la panza. Così. Come avanti, ma figa, non così, così. Così? Bravo, vedi, questa è già buona. Ma mi fa un peso assurdo in questo braccio. Ma vai, riposati un attimo allora. Stai canni su. No. Quindi aspetta, vai, sì, giusto. Vai in avanti col busto. Ok, bravo. Con un occhio chiuso, giusto? Se dovevi chiudere un occhio, chiudi il sinistro, non il destro. Non lo so fare. Solo questo so chiudere, l'altro non lo so chiudere. L'altro non lo so chiudere.
Quando sei pronto chiami con A, O, E, pim, pum, pam. Questo è il mio chiamo. Porco due, no, ma zero, bro. Ma che fa? È difficilissimo. Ma se lui parte già così, parte così. Ma è fatto la cosa. Ma è difficile. Non sono portato per le armi, non sono per queste cose. Faccia tirata in avanti, non coricata, ma la tiri in avanti e la appoggi sul carro. Ok. Esatto, bravo. Vai. Zio, pera. Era avanti, deve sparare davanti. Vai. Bravo. Buona. Visto, due sono di test. Riproviamo, bro. Vai. Vai con questo un po' avanti. Ecco. Buono. Ha! Bravo. Buon Dio, professionista, un professionista. Quindi devo colpire appena lo supera circa. Esatto, appena lo supera tu lo segui. Lo puoi colpire dove vuoi. Avanti. Era avanti. No, di poco. Era avanti, vero? Sì, era avanti non più di tanto. L'infallibile Manfredi non è così infallibile. Ma io infatti ti ho detto che con questi non ho mai sparato. Bravo. Miseria. Apri. No, vai. Vediamo se replica, perché voi avete replicato quindi back to back. Lui vediamo se riesce a. Vediamo. No, lui se l'ha sbagliato. No, non ho replicato. Dai. Bravo. L'ha rotto nonostante si è fermato, ha fatto un movimento bruttissimo, però l'ha rotto lo stesso. Dopo aver sparato, prima di mangiare, un giro nella Jeep. Così, oggi giornata così, che non... va bene, lasciamola andare. Sono ingombrante da mettere dietro. Vai, Giampi. C'è il vomito di voi tanto. Ok. Filmate anche voi, però non ci manca l'intervista di voi. Io sono... Ma potevi anche fare il retromarcia normale, dico perché fare in versione qua Dio. Ma che cosa vuol dire sto? Ci possiamo anche appottare. Porco due, siamo in verticale. Porca miseria. Ma i freni prendo. Dove stai andando? Le trasmittenti che scarico. La ricevente scarica. Tu capelli ha sta roba? 200. Quanto? Minchia, 200 su sta macchina! 200? Ah, cioè, porca miseria! Ma qui dove c***o si va? Ah, no, beh, doveva uscire fuori. No, se io ho l'impressione che tu non hai sbagliato per sbaglio, hai sbagliato apposta! Non è chiuso, che peccato! Io beh! Porca miseria! Ma puoi decidere la trazione se posteriore anteriore? Aspetto tutto, adesso. C'era un off! Ma guarda che se fai così comunque si rovina, io non te lo consiglio! Porca miseria! Io si vivo! Porca troia! Ma che giornata è? Ma sei in grado di fare questa da parte? Usciamo! Adesso andiamo piano, andiamo su strada. Oh, a lungo forte! Non credo. Quasi lo sapevo che andava, quando lo si va a prendere la mano. Noi siamo piloti bene, ma così è un po' too much. Ma quante cose buone! Ragazzi, non so cosa dire. I don't know. Scatterò la foto per ricordare questo momento, ma I don't know honestly what I have to see. Le zucchine sono marinate, c'è l'aceto balsamico e l'aglio, non so a chi piace. Peperoni, prima formaggio per chi non lo vuole mangiare o chi non lo può mangiare. La salsiccia è di cinghiale. Mamma mia, grazie. Mamma mia, quante cose. Male, cioè, che svolta. Allora, questo si chiama la pompia, cioè è un frutto che esiste solo qua in Sardegna. Okay. Si miscola con pecore. Ma io il frutto così è cotto? È un agrume, è tutto praticamente buccia polpa che viene svuotato e viene trasformato in una specie di candito da mangiare così da solo non è mangiabile. Si fa il candito oppure si fanno gli sciroppi o anche i liquori. Ok. Assaggio tu. C'è un tipo di mandarina. Senti, cos'è che hai mangiato? Però non lo saprei descrivere.
super strano. C'è un gatto. Comunque andiamo, ci sono gatti. Ovunque andiamo è pieno di gatti, assurdo. Buono. Interessante. Qua è il momento che tutti aspettavano. Ebbene. Eccoci. Ah, sono piccoline. Col miele o quello qua. Cos'è? Questo è il miele e questo invece si chiama la saba di mirto. La saba è un decotto che si fa sia con l'uva, non con l'uva, col mosto, oppure anche con il mirto. Okay. Questa è fatta con il mirto. E dentro mi diceva c'era un formaggio quale? C'è un formaggio filante. È un formaggio che fila. Ok. Il miele di mettere. Assolutamente. Porco due, sta spaccando tutta. Buono, molto buono. Formaggio di formaggio? No, di cavallo. Certo. Non lo dire da noi cavallo perché ti potrebbero rispondere in un modo. Le nostre avventure slash disavventure, anzi tra parentesi avventure, come i bimbi. Siamo in quello che sembra un percorso disterrato da bike. Ci sto dirigendo verso la prossima meta. Dai, qui c'è una strada lunghissima, tutta bella asfaltata. Finalmente. Ragazzi, che dire, tutto è bene quel che finisce bene. Volevo ringraziare veramente il campo di tiro di Arkenzena per averci ospitati. È stata una cosa pazzesca. Grazie Fabio, grazie sua mamma, i ragazzi. Ci hanno fatto mangiare cose tipiche, ci hanno fatto sparare tutto quello che un uomo può desiderare. Il mirto regalato. Manca testosterone. Ma che cosa? Quello che purtroppo scarseggia in questo camper. Prossima direzione, Valle della Luna. Forse. A me rimaniamo sempre col forse. Sì, dai, ce la dovremmo fare. Che è una valle molto, molto figa. Dove si dice bazzichino ancora quel che rimane della cultura hippie. Comunque è un punto di ritrovo, una meta sicuramente per gli hippie. Che noi andiamo a vedere perché sembra molto interessante. Continuano le nostre disavventure, ragazzi. Cioè, stavamo andando verso la Valle della Luna. Cioè, mancavano due minuti. Ci ha fermato la polizia. Cioè, è assurdo. Perché c'è il divieto di camping, di transito dei camper. Transito dei camper, ma per quale motivo? E va bene. No. Cioè, no, va bene nel senso un cazzo. Cioè, eravamo quasi arrivati, adesso dobbiamo tornare indietro, perdere altro tempo. Almeno altri un quarto d'ora. Però posso dire che è una stronzata. Qual è il motivo di non far andare i camper? Tutto cioè, quello che cerchiamo di vedere noi oggi sta andando male. Non credo che stia andando così veloce. Allora, ok, Manfredi, questa è l'ultima stronzata del giorno. Dopodiché prendiamo la nave e ci andiamo a Palermo. Ok. È ora. È ora. Trova il sentiero. C'è un cinghiale, te lo giuro su Dio. Già lo mangi. Ti uccido, Manfredi. Qua dici fra. Quindi, le pisce sono l'ultimo problema. Tu fai la ola. Però guarda che posto magico. Valle della Luna. La Valle della Luna, ci stiamo provando a... Sì? Siamo dentro, è proprio tutto per mezzo. Allora, ragazzi, pazzesco. Ho trovato un local che vive qui. Non voleva essere ripreso per vari motivi, perché questa zona è stata sgomberata. Però, man mano che ti vedo entrando, puoi trovare delle grotte, delle robe che sono abitate. Lui era palesemente romano, si sentiva. Sì, ma si sentiva proprio come persona. Mi sento in un videogioco, che c'è il sentiero tracciato. NPC sparsi. Sono troppo emozionato, mi credi? Sì. Esco, meno male che l'abbiamo fatto. Sono emozionato, è assurdo. Ragazzi, siamo arrivati. Questa è la famosa Valle della Luna. In realtà anche quella lo era. Tutta questa parte che abbiamo attraversato. Però questo è lo spiazzo principale. Ed è assurdo. Cioè, tecnicamente è uno spiazzo. Cioè, una valle non ha niente di particolare. La cosa particolare è tutta la storia che c'è dietro. Tutta la gente che ci abita. Tutte le casette che ci sono. Sembra finto. Guardate tutte le rocce anche che... È chiamata Valle della Luna proprio per la conformazione del terreno. Boh, sarebbe figo intervistare qualcuno del posto. Adesso vediamo se ci riusciamo. Però nel frattempo, assurdo. Bellissima. Ma la posizione a Luca ci può raggiungere.
veramente bella, veramente bella. Qua ad esempio, ragazzi, ci sono degli oggetti personali e alcune persone credo che dormano qui. Un falò che sta acceso probabilmente da chi poi qui ci pernotta. E invece qui c'è la spiaggetta dove la gente comune va a farsi il bagno. C'è assurdo, guardate, sei vista? C'è dal telefono, guarda, sembra folle. Ci sarebbe da farsi un bagno, c'è assurdo. Aspettando ancora Murri che arriva da questa esplorazione. No. Porca troia. Che fai schifo. Cos'è stato? Non puoi capire un po'. Vi raccontiamo un po' quello che abbiamo visto. Niente. No, altro che. Ci siamo arrampicati 20-25 minuti all'andata e 20-25 minuti a tornare. Inizialmente sembravano sentieri non percorsi, ma a un certo punto abbiamo trovato delle tracce proprio effettivamente che erano posti abitati, perché c'erano delle pietre colorate con tipo delle mani colorate. A una certa c'era un con una scritta tipo offerte libere for mesh people. Adesso mesh e mesh sh non so cosa voglia dire, però probabilmente tipo per la gente del luogo. Accanto c'era un piattino con scritto prendi la tua collana di perle fatta a mano e lascia un'offerta libera. Fuck, ma c'è gente. E da lì ci siamo cominciati a sospettire di Manfredi, perché io avevo letto su internet che la valle fosse abitata, però ho detto boh, magari chissà quando eccetera. Continuiamo sto percorso, se non che arriviamo in un punto in cui c'era una caverna con dentro un sacco a pelo. Minchia, guardo Manfredi, faccio, cioè qui per forza ci abita qualcuno, ma è impossibile. Arriva il tizio. No, continuiamo. Arriviamo in una caverna e vedo tipo una, un filo con tanti, con tanti, sì, tipo fino a stendere, però non c'erano vestiti, c'erano tipo dei, degli ammenicoli, delle decorazioni. Faccio, compà, ma qua è per regolare, vedi se c'è qualcuno. Faccio, compà, vai un po' avanti, il mio solito coraggio, e vedi chi c'è. E c'erano persone. Manfredi gli chiede, ciao, possiamo fare delle domande? Lì abbiamo smesso di registrare per questione di rispetto. E c'era un ragazzo e una ragazza, lui romano, lei non lo so. Straniera, presumibilmente. Straniera, presumibilmente, perché non ha detto una parola. Sta cosa era assurda, c'era lui a petto nudo, con i piedi scalzi, tutti tipo fatti di terra, perché Madonna, sicuramente camminerà a piedi scalzi. E diciamo, stiamo cercando la valle. Voi siete già nella valle della luna. Questo è quello che vedete, c'è cioè quello che non vedete. No, esatto, perché vi faccio, dov'è la, cerchiamo la valle della luna. Ci fa, ci siete dentro? Io avevo chiesto se gli fosse andato di essere ripreso, però lui ci ha detto di no, perché da pochissimo l'hanno sgomberata, perché ci abitava gente. E l'hanno sgomberata veramente da pochissimo sta valle. E con essa il famoso totem di internet. Abbiamo tra l'altro avuto la cosa assurda di vedere due facce della stessa medaglia. Arriviamo in valle, effettiva proprio nella valle, e troviamo sia degli altri, li voglio chiamare hippie perché non sono, non è il termine giù, degli altri abitanti della valle, abitanti della valle, e anche delle persone con dei tesserini. Quindi andiamo da questi con i tesserini. Faccio, ciao, scusami, ma cercavamo il totem della valle. L'abbiamo appena distrutto, tipo. Cosa? E ci sono fatti raccontare la loro versione. La versione che erano dei, delle robe comunali, delle figure comunali. Okay. Ci hanno detto che loro comunque la valle ormai era diventata uno schifo, ha detto loro che l'hanno dovuta sgomberare perché c'era un sacco di tossici, eccetera. L'altro giorno fa ha tolto una bottiglia con 30 siringhe, qua vengono i bambini, con le famiglie. E c'era anche questo totem famosissimo su internet del quale metteremo una foto, che era il simbolo della valle, perché la valle era proprio, ci hanno raccontato gli altri local che erano lì accanto, perché abbiamo trovato in valle proprio degli altri local. E lui sostanzialmente ci ha detto che adesso li stanno sgomberando, stanno pure pensando di metterlo un ingresso a pagamento, quindi vogliono lucrare comunque anche sulla valle. Quindi abbiamo avuto due lati della stessa medaglia, secondo i quali non mi voglio sbilanciare, nel senso, ognuno avrà le proprie ragioni. Io quello che posso dire è che quelli che abbiamo incontrato noi, ovviamente ci abbiamo avuto 5 minuti, per carità di Dio, però mi sembravano persone che volevano solamente vivere lì, tipo il ragazzo romano. Non era palese, cioè si vede, ovviamente, ripeto, una prima impressione, tutto da prendere con le pinze. Non sembrava né violento, né alterato, né ignorante. Ignorante. Era solo uno che voleva vivere in quel modo. Un po' come la tantissima virgolette, da prendere con le pinze questo parallelismo, gli hippie di Woodstock di quegli anni. Sono semplicemente persone che vogliono vivere in quella valle. Cioè vogliono essere lontani da tutto, immersi nella natura, perché è pazzesco. Cioè, abbiamo visto gli scenari, abbiamo ripreso con l'iPhone dei scenari pazzeschi. Però sarebbe stato veramente bellissimo raccogliere la testimonianza di uno di loro. Però rispettiamo assolutamente la scelta di non essere ripresi e di non volere tutta questa attenzione mediatica su di loro. Capiamo le scelte. Peccato non aver visto il totem, perché l'hanno veramente demolito tipo una settimana fa. Come conclusione di giornata è stato assurdo. Una sfacchinata? Madonna. Compà, ti sarebbe venuto un infarto. Sì, sì. Non che non, a me non sia venuto, ma io perché sono stato sul cesso a cagare tutto il tempo. Va bene, andiamo al camping e ci riposiamo.
ragazzi, siamo arrivati in area camping. Non ci sarà molto vlog questa sera perché siamo distrutti. Siamo svegli dalle 5. Un po' di puntata, un appunto, quindi fatevelo andare bene. Grazie mille per aver visto questa puntata. Spero vi sia piaciuta. Adesso ho meritato un relax perché siamo svegli dalle 5 a lavorare come i pazzi. Continuate a seguire la serie. Fatemi sapere che ne pensate della puntata, soprattutto di tutta la questione della Valle della Luna. Sono molto curioso di sapere la vostra. Ci vediamo venerdì prossimo. Nel prossimo episodio di Tre uomini e un camper. Aspetta, bravo!